Buongiorno, grazie a tutti gli intervenuti e ai partecipanti di questo incontro. Un grande complimento alle tre studentesse. Oggi sono particolarmente contento perché anch'io, come rappresentante del mondo della scuola, oggi abbiamo dato una testimonianza dai giovani ai giovani, quindi è un fatto molto importante, un fatto importante e prezioso, perché appunto quando si diceva poco fa che ci separano poco più di 60 anni da questa tragedia, oggi noi siamo ancora, come dire, fortunati perché possiamo sentire dalla viva voce di chi ha vissuto questa forte, triste e tragica esperienza la testimonianza. Il nostro compito è quello di tenere viva la memoria e si accrescerà questo compito quando purtroppo questi testimoni diretti non ci saranno più. Quindi è nostro compito, il compito delle generazioni future, tenere viva la memoria. Tenere viva la memoria, come si diceva prima, affinché simili tragedie non possano più accadere. Anch'io ho avuto la fortuna, l'esperienza di poter visitare insieme agli studenti il campo di Dachau di Mauthausen. Mi associo a quanto diceva l'assessore Maria affinché ognuno di voi possa, durante il percorso della vita, poter visitare queste preziose testimonianze e vivere delle forti esperienze come ci hanno testimoniato le tre studentesse. Vi ringrazio della partecipazione e penso che oggi ognuno di noi possa tornare a casa arricchito nell'anima e nei sentimenti. Grazie. Non ho molto da aggiungere, tutto è stato detto. Ringrazio le alunne del nostro istituto per il lavoro che hanno svolto e per il messaggio che hanno voluto trasmettere ai loro compagni poco più giovani. Perché mi sono resa conto spesso in tutti questi anni in cui sono vissuta nella scuola, mi ho dedicato tutto il mio tempo alla scuola, mi sono resa conto che il senso della storia non è presente nei giovani, è qualcosa di molto importante ma che si acquisisce a mano che passano gli anni. Il senso della storia e della memoria spesso non c'è, si vive nel presente e basta. Ed è per questo che è così importante che voi abbiate cercato di dare valore al passato, perché come sappiamo chi non conosce il passato spesso è condannato a riviverlo nei suoi momenti peggiori magari. Grazie ancora. Parte dell'amministrazione comunale, grazie.